E buongiorno mondo, sono le 7:30, ho già smontato tutto, la bici è carica, sembra che non l'abbia mai spostata di lì da ieri sera, ma stanotte ho dormito là. Finisco di mangiare la mia mela per colazione, ho già mangiato anche due tortini e parto. Tappa a Lodi per fare colazione, dove mi sono fatto fregare dall'apparenza di una pasticceria che notoriamente fai colazione in una pasticceria, mangi delle brioche decisamente più buone di quelle surgelate dei bar, e invece niente, non era eccezionale e soprattutto il servizio era abbastanza pessimo. Sorrisi, manco sapevano cosa fossero, e tempo di ordinare un cappuccino, una brioche, ci ho messo un quarto d'ora a portarmela, quindi poco. Va bene, proseguo che sta cominciando anche a piovere. Ah, dopo ragazzi. Perché sono tutte ste radici? E la lezione di questa mattina quindi è questa qua: se dovete andare a fare una pausa a colazione o qualsiasi cosa in un bar, andate a cercarvi sempre, e dico sempre, un barettino di quelli un po' più sgrausi, passatemi il termine, di quelli più popolari, dove quando passate davanti vedete i signorotti che magari giocano a carte o sono lì che chiacchierano tra di loro, e si capisce che sono avventori abituali di quel posto, perché saranno sempre più propensi a far due chiacchiere, a far due risate, a interagire con voi quando vi fermate, rispetto alle pasticcerie tipo quella di stamattina, un po' impomatata, dove neanche le cameriere ti sorridono e tutto molto freddo. Prendi, mangi, paghi, bevi, te ne vai e niente, dovete scegliere quelle tipo quello di Castel Goffredo di ieri, dove ho passato dei minuti piacevoli con la gente del posto. Qua invece ho passato dei minuti ad attendere il mio cappuccino e la mia brioche che non arrivavano più. Quindi ragazzi, viva i bar popolari! Buona giornata a tutti! Sì, 23 km a Milano. Madonna, che schifo! Ho caricato un passeggero, non so dove è salito e soprattutto non so dove vuole scendere. Boh, schiaccerà il bottone della campanella per scendere come sul pullman. Non smetterò mai, e dico mai, di fare i miei complimenti alla gente che riesce a creare tutto questo. Arte di strada. Zozzoni che non siete altro, schifosi. Mannaggia, vi dovrebbero beccare e mettervi con la testa dentro il fosso insieme alla vostra immondizia. Schifosi. Sono passato dalla stracalma delle strade di campagna del Parco Sud di Milano a questa bolgia infernale. Komoot, non hai una via di mezzo, mai una via di mezzo, mai. Mannaggia. Dopo quel pezzo terribile sulla provinciale, mi sono fermato davanti al castello
di Binasco e sto aspettando Fede, il capitano, che sta arrivando in bicicletta anche lui. Ve lo presento tra poco. Ciao ragazzi. Guardalo che bellino, col tutino della cobra. Eccoci ragazzi, ciao. Grande Fede. Ti ha sfidato Fede. Di Rozzano ragazzi, acqua pura, siamo nelle campagne direzione Morimondo, sto scortando Simo per il suo purtroppo rientro a casa, ma sono certo che sarà solo un arrivederci. Piacevole sosta a Morimondo, che tra l'altro è anche un paese molto carino, uno tra i borghi più belli d'Italia. Birrettina insieme a Fede per salutarci, perché lui adesso torna a Rozzano, sta tornando a Rozzano, che deve ricominciare a lavorare. E io ho preso la direzione Abbiategrasso e mi mancano 54 km a casa. Buone pedalate. Te l'avevo detto, non ti preoccupare, vado e tornaco. E infatti sto tornando a casa triste, ma sto tornando a casa, 30 km e ci sono. Ciao ragazzi. Penso che la maggior parte di voi abbia già riconosciuto i territori delle terre d'acqua. Sono ormai a 24 km da casa, circondato dalle risaie, e ha cominciato anche a piovere. Anche il cielo piange per questo rientro anticipato. Io piango solo quando c'è la telecamera spenta, ve lo dico. Non vi faccio vedere da voi che piango. Ma comunque sono triste. È uno dei rientri più tristi che abbia mai fatto nei miei viaggi. E vabbè. Si ripartirà, non so dove, non so come, non so quando, ma vi prometto che ripartirò. Intanto mi godo questa pioggerella che ormai non mi interessa più, tanto arrivo a casa e mi asciugherò, non ho problemi di piantare una tenda questa notte. Ragazzi, forse dopo, forse non lo so, ma comunque mi conviene pedalare e farmi sti ultimi 24 km. Buona vita a tutti. Ragazzi, ed eccoci qua. Provincia di Vercelli, anzi comune di Vercelli. Pedala Giappino, pedala, 5 km e sei a casa.
Game over ragazzi, Vercelli. 2 chilometri e sono a casa.